Ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono contentissima di registrare questo video che è dedicato ai regali di compleanno, ai miei regali di compleanno. Ho compiuto gli anni in realtà un po' di settimane fa, il 25 maggio, ma riesco a registrare questo video soltanto adesso perché non ho avuto tempo prima e quindi vabbè, vedete il video domani credo sì. Tra l'altro oggi fa caldissimo, c'è anche accesa l'aria condizionata qui in casa perché si sta crepando di caldo, fa veramente caldissimo, c'è una fa pazzesca e quindi ho acceso il clima per riuscire a sentire un po' più d'aria fresca. Comunque direi subito di partire e parto dal regalo che mi ha fatto mia sorella. Mi ha regalato questa magliettina di H&M, mi sembra, sì, di H&M, è molto molto carina, mi piace la fantasia, non avevo nessuna maglietta con questa fantasia a quadri bianchi e neri. E una cosa che mi piace tantissimo di questa maglia, oltre a essere abbastanza morbida, è anche il taglio, perché restano le spalle scoperte con l'elastico sulle spalle, quindi va portata proprio così. E queste magliettine mi piacciono molto, quelle che hanno questa scollatura, diciamo, che si vedono le spalle specialmente in estate. Ha le maniche a tre quarti con questo volant finale e poi la chicca, c'è anche il fiocchetto sulle maniche. Ed è molto molto bella indossata, questa mi piace indossarla, l'ho già provata con degli shorts, ma sta bene anche con dei jeans skinny, però adesso che fa veramente molto molto caldo sto veramente rinunciando ad utilizzare i jeans, ad indossare i jeans, e quindi mi piace molto abbinata con gli shorts a vita alta o comunque i pantaloncini di jeans, molto molto bella, mi piace tanto. E poi mi ha regalato sempre di H&M questa borraccia in plastica tutta trasparente con questi disegni, questi ghirigori bianchi, non so se riuscite a vedere, c'è il tappino e il nastrino rosa che trovo veramente molto delizioso, mi piace molto, e questa ho intenzione di utilizzarla in borsa, di tenerla in borsa, perché essendo in plastica non c'è il rischio che si rompa e quindi è veramente perfetta per tenere l'acqua durante le giornate, visto che adesso che fa caldissimo non posso assolutamente rinunciare ad avere una bottiglietta d'acqua in borsa. E questa è sicuramente molto più sfiziosa da avere in borsa rispetto alla solita, la classica bottiglietta d'acqua. Mi ha detto che c'erano anche altre varianti con altre fantasie, però questa veramente devo dire che mi piace tantissimo. Poi l'ultima cosa che mi ha regalato sempre mia sorella sono state queste ciabattine, che sono sempre di H&M. Sapeva che mi piacevano questo genere di ciabattine e quindi ho pensato di regalarmele. Sono in gomma, hanno la ciabatta, insomma la suola in gomma, e poi c'è questa fascia, non so se vedete, effetto arcobaleno argentata con questi riflessi arcobaleno bellissimi. Le ho già utilizzate, sono praticamente lerce dietro, cioè la suola è già tutta sporca perché da quando me le ha regalate le ho praticamente utilizzate quasi tutti i giorni, sia per stare qua a casa ma anche per stare in piscina fuori, insomma le ho già usate e mi piacciono tantissimo. E tra l'altro quando mi ha regalato questa ciabatta mi ha detto: se non ti piacciono c'è anche la variante con il pelo, e quindi sono andata a prenderle dopo, però ve le faccio vedere dopo perché è stato un regalo che mi sono fatta con i soldini che mi hanno regalato le zie e le nonne. Ho utilizzato quei soldini, alcuni di quei soldini, per prendere altre cose, sono stata da Zara appunto da H&M, quindi adesso vi faccio vedere le cosine che ho preso da Zara e da H&M. Le nonne mi danno sempre i soldini, la bustina con i soldini quando compio gli anni, e visto che mia sorella mi aveva appunto detto che c'erano queste ciabatte identiche ma con il pelo, ho detto ok, vado da H&M, le guardo, le vedo e se mi piacciono le prendo, e quindi con i soldini delle nonne, grazie nonne, ho preso queste ciabattine che sono fantastiche. Anche queste appunto sono di H&M, hanno la suola sempre in gomma bianca come queste. Queste, a differenza di questo modello argentato, sono leggermente più comode. Non so dirvi perché effettivamente sembrano uguali, però la pianta di queste ciabattine è più comoda rispetto alle altre. Queste al momento le ho utilizzate soltanto in casa e indossate, mi piacciono un sacco. Sono delle ciabattine che stanno andando tantissimo in questo periodo, e effettivamente pensare al pelo in estate fa un po' strano, però sono veramente graziose e bellissime indossate, cioè appena le ho viste me ne sono innamorata completamente. Poi sempre con le bustine delle nonne e delle zie ho fatto una capatina da Zara e mi sono presa due cosine. Ho preso questo gilet che è veramente bellissimo, leggerissimo, il tessuto è super leggero ed è perfetto per questo periodo, con i volant sul fondo, effetto crop top, quindi resta corto,
È un gilet senza maniche, con i volant anche sul colletto davanti, poi davanti non c'è nessun bottone per chiuderlo, ma ci sono soltanto questi laccetti. Si lega praticamente, si fa il giro intorno alla vite e poi si fa il fiocchetto o sulla schiena oppure sulla parte davanti. Io preferisco fare il fiocchetto sulla parte davanti. Questo mi piace tantissimo indossato con o dei jeans, degli shorts a vita alta o anche dei jeans skinny e lunghi, magari con qualche strappo sulle ginocchia. L'ho preso nella taglia XS ed è veramente super leggero, non si sente, per questo adoro queste magliettine durante l'estate, mi piacciono molto. E poi ho preso questa magliettina bianca, anche questa, corta, crop top. Il tessuto di questa è un pochettino più pesante rispetto al gilet. L'ho scelta bianca, ma c'era anche in altri colori, con il fiocchetto sul davanti, c'è questa scollatura molto pronunciata, un po' pronunciata sul petto. E poi sul seno c'è questo fiocco mega mega gigante. L'ho presa in taglia S. E anche questa magliettina, ragazzi, mi piace veramente tantissimo. La trovo molto molto particolare. C'è questo fiocchetto, la rende particolare. I miei genitori invece mi hanno regalato due vestiti di Zara, sanno quanto mi piace Zara, il mio negozio preferito, e mi hanno regalato questo vestito che è lunghissimo, non riesco a farvelo vedere non è lunghissimo, però non riesco a farvelo vedere nell'inquadratura. Allora, è un vestito tutto nero in simil pelle, in copelle, con gli spallini molto molto sottili. Nella parte davanti è in copelle, mentre dietro invece è in tessuto. Non so se riuscite a vedere la differenza, ma la cosa più bella di questo vestito è la parte finale. Guardate, c'è questa decorazione con tutte queste rose, rosa e rosse, questi fiori, effetto floreale, che mi piace molto. È bellissimo indossato, mi piace un sacco. Questo sapevano che mi piaceva, l'avevo già detto a mia mamma che lo volevo prendere, quindi me l'hanno regalato loro. Cioè, guardate che spettacolo. L'unica cosa di questo vestito è che resta, a mio avviso, è leggermente lungo, quindi ho intenzione di farlo accorciare un pochettino sul... la lunghezza, di far accorciare un attimo la lunghezza almeno di un paio di centimetri. Per questo dettaglio finale veramente mi fa impazzire, ancora non l'ho utilizzato e non vedo l'ora di indossarlo, veramente bellissimo questo. E poi l'altro vestito che mi hanno regalato invece è questo. Questo è più indicato per la sera, quando magari la sera fa leggermente più freschino, perché comunque è a manica tre quarti. Ero alla ricerca di un vestitino manica tre quarti di questo colore, color jeans. Questo appunto sempre di Zara, ha lunghezza forse più o meno come quello nero, quindi leggermente sopra il ginocchio, a tre quarti, con anche qua il volant sulla parte finale. Mi piace tantissimo indossato, dietro è semplicissimo, ha la zip sulla schiena. È un vestito che resta molto molto morbido, questo è in taglia XS e come potete notare è comunque veramente molto molto morbido. Questo vestito mi piace un sacco abbinarlo o con le All Star bianche oppure anche con i biker neri o i sandaletti quando fa veramente molto molto caldo. Poi passiamo al regalo che mi ha fatto Ste, il mio fidanzato. Mi ha regalato una cosa di Dodo, come potete vedere dalla borsina. Io ho anche fatto un Instagram Stories il giorno del mio compleanno, mi avete chiesto in tantissimo: facci vedere cosa ti ha regalato, facci vedere cosa ti ha regalato, e riesco a farvelo vedere soltanto adesso. Non avevo nessun gioiello di Dodo, era un po' che avevo intenzione di prenderlo e alla fine ci ha pensato lui. Questa è la scatolina tutta rossa e ta-na-na-na, in realtà ho già utilizzato questo regalino e alcune di voi, le più attente, se ne sono accorte, l'hanno notato. E olè! Mi ha regalato il classico braccialetto di Dodo. Come dicevo prima, non avevo ancora nessun gioiello Dodo e quindi ha pensato bene di regalarmi il braccialettino con le classiche petite. Al momento non c'è nessun ciondolino, ma devo dire che sinceramente, abbinato ai braccialetti di Tiffany, questo mi piace molto anche così, senza nessun ciondolino. L'ho praticamente indossato subito da quando me l'ha regalato, subito la sera gli ho detto mettimelo che sono curiosissima di vederlo insieme a tutti gli altri bracciali. Sono rimasta contentissima, lo volevo veramente da un sacchissimo di tempo e alla fine lui se n'è ricordato e me l'ha regalato. È molto 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 bello. E adesso invece vi mostro l'ultimo regalo, o meglio l'ultimo regalone che mi sono fatta. Questo è stato un autoregalo ed è per questo motivo anche che in realtà riesco a registrare questo video soltanto adesso, perché stavo aspettando questo pacco. Io credo che gli autoregali siano una delle cose più belle
e è da un po' che volevo fare questo acquisto e alla fine ho preso questa occasione, l'occasione del mio compleanno, e me lo sono autoregalata, mi sono fatta questo autoregalo. Vi faccio subito vedere. Siete pronte? Voilà! È Louis Vuitton. Vi ho fatto, vi ho scattato anche una foto questa scatola, perché quando mi è arrivato il pacco era confezionato benissimo con il nastrino blu e quindi ho dovuto assolutamente fare uno scatto. Vi ho postato la foto su Instagram e in tantissimi mi avete chiesto: facci vedere cosa c'è all'interno, e adesso riesco a farvelo vedere. Allora, innanzitutto c'è la scatola, cioè mi fa impazzire e non la butterò assolutamente. Adesso cercherò di capire dove metterla qui in camera, magari credo di lasciarla nella zona armadio, ma vediamo subito cosa c'è dentro. Non c'è dentro niente, aiuto, perché l'ho già scartata. Allora, qua c'è la sua garanzia, il certificato di acquisto, tutte le sue cosine. Questo era il nastrino blu di cui vi parlavo prima, e qua mi è caduta la dust bag. Quindi, secondo voi, cosa ho potuto prendere? Cosa poteva esserci all'interno di questa mega scatola? Vediamo se indovinate, stoppate il video e scrivete qua sotto nei commenti secondo voi cosa ho acquistato, cosa era contenuto all'interno di questa scatolina. Mi raccomando, fermate il video. 3, 2, 1, ta-da-da-da! Ecco qua, questo è stato il mio autoregalo. La Speedy 35, che secondo me tra tutte è la misura perfetta. La 30 la trovo forse leggermente piccolina, la 25 non ne parliamo, non mi piace troppo proprio, la 40 la trovo troppo grande e secondo me la 35 è la misura perfetta. Ce l'ho già nella versione marrone tutta scura, però mi sfugge il nome, ma per l'estate questa credo che sia perfetta. Mi piace un sacco l'abbinamento di colori, il bianco con il grigio e anche le maniglie mi piacciono molto. Questa rispetto a quella che avevo già io, che ho acquistato un bel po' di anni fa, 4-5 anni fa, è leggermente diversa. Poi vabbè, all'interno c'è questo sacchettino, anche questo con i nastrini blu, e all'interno del sacchettino c'è il lucchetto e la chiave da mettere, da agganciare qua fuori, ancora devo farlo. Stavo dicendo comunque che è leggermente diversa, in quanto la tasca all'interno, queste nuove Speedy hanno la zip, la cerniera, mentre invece in quella, nell'altra che ho io, che ho acquistato appunto anni fa, non c'è la zip ma è aperta. Poi dentro è uguale, ci sono veramente un sacco di cose in questa borsa, veramente un sacco. Era da un sacco di tempo davvero che la volevo, da tantissimi anni, però rinunciavo ogni volta e quest'anno mi sono decisa ad acquistarla. Sto vedendo che forse si vede poco perché è molto luminoso il video, magari faccio una ripresa più da vicino. Comunque, questo è stato il mio autoregalo, sono veramente contentissima di averla presa, di essermela autoregalata. E niente ragazzi, questi sono stati tutti i regali che ho ricevuto al compleanno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi sono piaciuti. Mi raccomando, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video. E vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!